Welcome amici, ben ritrovati. Ciao a tutti, ciao Laura. Welcome my friend, ciao a tutti. Hola Davide. Hola Laura. Benvenuti cari amici, ben ritrovati in questa nuova puntata di reazioni. Quindi andiamo a reagire e andiamo dall'altra parte del continente. Okay. Noi siamo da questa parte, okay. Noi dobbiamo andare dall'altra parte. Okay. E andiamo in Indonesia. Ah, è bellissimo. Dove c'è un musicista. Un musicista che si crea tutte le cose per suonare, cioè che tu sai già di che sto parlando, di Alip Bata. Alip Bata, che oggi ci stupirà ancora di più, Laura, perché oggi con la sua chitarra dentro la sua stanza ci ha invitato nuovamente ad andare nella sua nella sua personale stanza ad ascoltare un cantante, o meglio un gruppo musicale che si chiamano i Queen. E con i Queen andiamo ad ascoltare Bohemian Rhapsody. No. Tu immagina Bohemian Rhapsody, quanto è lunga la canzone, quanto è bella e quanto è strutturata. Bene, lui la farà con la sua chitarra. No. E sicuramente ci darà emozioni. Ma prima di andare a reazionare a questa canzone, voglio dire ai nostri amici che abbiamo bisogno di voi, cari amici. Intanto vi ringraziamo per i commenti, per tutto, per come siete vicino a noi. Ma invitiamo, perché abbiamo un traguardo da fare, ad iscrivervi al nostro canale. Dovete essere in tanti, in tanti, in tanti. E poi vi diremo, perché ci sono delle sorprese pure, perché vogliamo portare Alip Bata e con tanti, tanti iscritti, cioè su, in tutto il mondo a far vedere quello che questo fantastico artista riesce a fare. Quindi mi raccomando, tanti like e iscrivetevi al canale. Dopodiché, se tu sei pronta, Laura, io mi vorrei preparare adesso per questa fantastica esibizione di Alip Bata. D'accordo? Sei pronta? Prontissima. Siete pronti, amici? Tutti quanti. Allora andiamo a reazionare. Vamone. Thank you.
cercato di ho resistito il finale, sono riuscito a non piangere, ma è difficile, è stato molto difficile, soprattutto ricordando anche lui, il grande Freddie Mercury, onorato benissimo da Alip Bata, sì, con questa fantastica colonna sonora, dei Bohemian Rhapsody. Veramente il finale è difficile non piangere, perché ma lui nella sua cameretta ci ha di nuovo invitati ad entrare, conosciamo già casa sua perché siamo lì vicino a lui, perché è veramente molto intima quello dove suona, e quindi veramente ci invita ogni giorno ad andare a casa sua ad ascoltare queste fantastiche canzoni con questo suono, ripeto, benissimo, ottimo, bellissimo, che ci porta tante e tante emozioni. Noi abbiamo tanti ricordi di Bohemian Rhapsody, io ero un gran fan dei Queen, quindi davvero ho visto, poteva essere tranquillamente un chitarrista dei Queen lui, sai? Poteva essere davvero un gran chitarrista dei Queen, però momenti diversi. Adesso onore a Alip Bata, che ci fa ascoltare tante cover e tante musiche meravigliose. Laura. Sì, io lo ringrazio tantissimo. Ti ringrazio tanto, Alip. Non so se è completamente Alip Bata, completamente. E ti ringrazio tanto di aprire la porta della tua stanza, della tua privacità, si dice, Davide? La tua privacy. e farci vedere quello che fai. È bellissimo, io mi sento lieta, mi sento orgogliosa di te, mi sento come quando ero piccola e vedevo a mio fratello suonare la chitarra, quindi per questo mi emoziono tantissimo, perché nella mia famiglia sono tanti musicisti, tanti che suonano la chitarra, però veramente quello che tu fai è un dono completamente che mi fai venire le lacrime, sì. Così mi fa venire le lacrime e mi sento lì piccola al fianco tuo vedendo. Lo capisco benissimo come fa un musicista per arrivare a suonare completamente una canzone. O sea, non è un solo giorno, è giorni. Quando gliela suona completa uno, la famiglia da tanto sentire ti, ah, le sta suonando bene. Quando gliela suona completamente uno, fantastico, immagina noi qua. L'altro lato del mondo, come dici, esatto, tu, Davide. Noi in questo siamo contenti, perché ovviamente andiamo al lavoro finito, cioè nel senso, noi ascoltiamo già il lavoro completato quando realmente c'è tanto lavoro alle spalle da fare, tanto lavoro da fare. Ma lui ci ha insegnato a, insomma, essere partecipe dei suoi migliori successi, e quindi siamo contenti. E poi abbiamo visto quante persone lo amano. Se lo amano così tante persone, un motivo ci sarà, appunto, perché non solo a noi, ma credo che dà e riesce a dare emozioni a tante e tante altre persone, soprattutto anche ai loro concittadini. E noi che siamo io italiano e Laura colombiana, cioè immaginate che soddisfazione per il vostro paese sapere che, insomma, riesce ad arrivare in altre nazioni, riesce a dare tanta tanta soddisfazione e riesce a far stare bene. D'accordo, comunque. Ragazzi, non finisce qua, come voi sapete, non finirà mai qua. Noi andremo a spulciare tante tante altre canzoni di Alip Bata, perché se lo merita, e perché è entrato nel nostro cuore. Quindi nuovamente, ragazzi, vi invito ad iscrivervi in tanti al canale. Questo è un favore che fate a me e a Laura. Iscrivetevi su Davide Cult TV. Dopodiché mettete tanti like e ricordateci anche la campanella delle notifiche, che serve ed essere sempre aggiornati su quello che facciamo. Grazie, cari amici indonesiani, e a presto con altre fantastiche canzoni. Ciao! Ciao a tutti!